Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video su The Sims. Non vedevo l'ora di giocare, di registrare una nuova puntata, un nuovo episodio. Nello scorso episodio è arrivata la piccola Emma, eccola qua, è ancora una neonata. Non so se in questo episodio o nel prossimo la farò passare da neonata a bebè. Adesso devo ancora valutare. Comunque, visto che appunto è arrivata Emma in famiglia e la famiglia si è allargata ancora di più, sono andata a cambiare leggermente l'appartamento, o meglio, l'unica cosa che ho cambiato è stata questa zona. Se vi ricordate, prima non c'era questo muro, quindi era tutto completamente aperto, c'erano due cassettiere e lo specchio. Sono andata però ad aggiungere questo pezzettino di muro e ho realizzato questo piccolo bagno al piano di sotto. Lo trovo veramente molto utile, funzionale, anche perché adesso sono in quattro, quindi sarà sicuramente utile avere un secondo bagno. Vi faccio vedere velocemente come l'ho sistemato. Ci sono le pareti azzurre, la finestra però non ho potuto spostarla perché in questa espansione non si può possono spostare le finestre. Poi il vasino, due accappatoi per Mark e per Jessica, la doccia, un tappeto e poi il lavandino con lo specchio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo cambiamento vi piace. Trovo questo bagno veramente super super accogliente, mi piace molto come è uscito, e vi faccio vedere anche cosa ho cambiato al piano superiore. Questa è la camera di Mark e Jessica, e sono andata, come potete notare, sono andata ad aggiungere un po' di cose, di accessori nell'armadio. Sapete che era ancora un po' vuoto, quindi sono andata a completarlo definitivamente. Ho messo la borsa di Tiffany, una Louis Vuitton, alcuni libri, delle scarpe, così anche la camera di Mark e di Jessica è al completo. Poi un altro cambiamento che ho fatto, qual è stato? Allora, ok, la camera di Emma, questa è la cameretta di Emma, ho cambiato qualcosina come potete notare, quella di Tommy è di qua e questa è quella di Emma. Cosa ho fatto? Ho spostato il letto da questa parte, prima era in questa zona, l'ho spostato da questa parte, il letto è sempre lo stesso, ho soltanto cambiato i colori. Poi c'è sempre il tappetino per giocare, ho messo questa libreria con un po' di libri, dei giocattoli, questo cavallo a dondolo bellissimo, mi piace veramente tanto questo qui rosa. E poi dove prima c'era il letto ho messo questa cassettiera con i fiorellini tutti colorati e sopra altri dei prodotti da bagno per il bebè e il biberon. Fatemi sapere se questa nuova cameretta, come l'ho riorganizzata, vi piace. Devo dire che anche questa mi piace molto. Forse è strutturata un po', forse è un po' troppo stretta e lunga, però d'altronde non posso andare a cambiare il perimetro della casa, quindi per il momento resta così, poi magari vedrò cosa fare. Sicuramente quando Emma diventerà grande, passerà da neonata bebè, ho intenzione di fare una camera unica per i due figli. Fatemi sapere se vi può piacere come idea o se è meglio tenere le due stanze separate. Però mi piaceva l'idea di averli nella stessa stanza. E basta, per quanto riguarda l'appartamento sì, vi ho fatto vedere tutto. Oggi voglio portare qui nell'appartamento di Mark e di Jessica Giorgia con la sua famiglia, quindi con il suo bambino e con suo marito. Quindi passo un attimo al comando di Giorgia, faccio venire Giorgia con tutta la famiglia qua nell'appartamento di Jessica e poi iniziamo le presentazioni e poi magari li mandiamo anche a viaggiare da qualche parte qui in città. Ok ragazze, ci siamo, ce l'ho fatta, ho portato la famiglia di Giorgia nell'appartamento di Jessica. Intanto c'è Mark e Jessica che stanno conoscendo meglio il marito di Giorgia, Derek. Emma è ancora nella sua culla, Tommy sta giocando, sta camminando un po' qua e là per casa. E poi abbiamo invece Giorgia, che è la sorella di Jessica, con Marco in cucina. Quindi adesso facciamo venire subito... Allora, chiedi di andare via? No, presentazione amichevole. Tommy, vai a chiacchierare con il piccolo Marco, vediamo. Mordi. Parla con il sim estraneo, vediamo cosa succede. Loro qua stanno chiacchierando, perfetto, bravo Tommy, piano piano. Bravo. Vediamo, sono curiosa di vedere cosa fa con Marco. Sì, Marco, potevo scegliere un nome migliore, né? Però va bene. Vediamo. Guardate che carini. Aspettate, suona il telefono a Jessica.
Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora, cosa desideri fare? Allora, lavora da casa, vai a lavoro e prendi le ferie pagate. Mordi, altre scelte, azioni, aggiunge al gruppo, perfido. No, ma perché è arrabbiato? Perché sei stanco? Fai un pisolino allora. Vai, vai a dormire. Bravo. Intanto tu, Jessica, vieni a chiacchierare un po' con la tua carissima sorella Giorgia. Parlate un po'. Allora, racconta una storia incredibile. Dove sta andando? Ok. Mark, metti a letto Tommy che è stanco. Ah, ok, sta dormendo da solo, bene. Allora, parla di cucina. È vero, perché Giorgia, la sorella di Jessica, è un'aspirante cuoca, le piace molto cucinare, quindi direi che l'argomento cucina è molto interessante. Poi discuti degli interessi. E che altro? Amichevole. Chiedi un piccolo prestito. No, chiedi della carriera. Jessica ha scoperto i seguenti tratti di Giorgia, buon gustaia. Invece con Derek cosa possiamo fare? Impara a conoscere. Chiedi della sua giornata. Ok. No, perché stanno andando via? No, sono andati via. Già, di già. Mark sta andando a lavoro. Ok, qua di sopra, su di sopra non c'è nessuno. No. E invece... sono andati via tutti. No. Allora c'è Tommy che sta dormendo, Jessica sta pulendo, Mark anche, la piccola Emma è qua. No, è andato via anche il suo cuginetto Marco. Oddio, qua Mark deve andare a lavoro. In ritardo per il lavoro. Oh oh, vai subito a lavoro. Vai a lavoro. Sei in ritardissimo. Intanto Jessica, scusami, ma c'è Emma che sta piangendo. Vieni subito qua da lei. E allora, cambia il pannolino sporco e calma. Povero Tommy, cosa c'è? Leggi per far addormentare. Allora, vediamo cosa ha Tommy. È molto triste, perché sei molto triste? Clicca su Jessica e seleziona Baby nella categoria aiuto. Chiedi a Jessica di bere a sete, caro. Allora, facciamo una cosa, Jessica. E dai la bevanda. Ok, poi cosa c'è? È ancora arrabbiato e furente perché è stanco. Allora forse deve andare in bagno e combina un pasticcio, usa il pannolino. Sta piangendo ancora la piccola Emma, vediamo. Sì, dondola. Oh, poverina, arriviamo, arriviamo. È che Jessica si è trovata da sola in appartamento perché Mark è a lavoro. E gestire due piccoli è abbastanza complicato. Allora, tu Tommy, ma sei sporco? Tommaso ha raggiunto livello 2 nell'abilità movimento. Ok, ora Tommaso può salire le scale. Può inoltre giocare alla lotta con un adulto. Bene, questa scia di... sì, arriva proprio da Tommy, arriva proprio da Tommy. Ok, allora Jessica, adesso che sei libera. Allora, controlla il bebè, altre scelte. Oddio, sta salendo da solo. Cura del bebè, fai un bagno con la schiuma. Se no qua mi sa che bisogna prendere e assumere una babysitter perché è un po' complicato. Jessica ha guadagnato 388 simoleon anche se era il soggiorno libero perché non l'ho fatta andare a lavoro oggi. Intanto c'è Tommy che ha fatto le scale da solo, bene, ok. Adesso la mamma ti fa un bagnetto, che ne hai proprio bisogno. E poi magari quando arriva Mark da lavoro andiamo in città. E se riusciamo voglio invitare anche, se riesco a farlo, voglio invitare anche Giorgia, Derek e Marco in... oddio che bug è? Questo è jeans, non ci ho fatto caso prima. Uscire in città con loro, andare magari a fare... andare a mangiare qualcosa fuori, non lo so, qualcosa da fare insieme per divertirsi un po'. Intanto bene, lui sta facendo il bagnetto. Carinissimo. Perfetto, invece lei come sta? Lei sta dormendo, brava, ciao Emma, sta dormendo bene, benissimo. Però non ci sono rimasta male che Giorgia, Derek e Marco siano andati via così senza dire niente.
Vabbè, poi Jessica mette anche a dormire Tommy perché è stanco. Altre scelte, cura del bebè, metti a letto. Tutto il bagnetto è fatto, sei pronto per andare a dormire. Fare il pisolino pomeridiano. Molto infuriato, Tommaso è furente, prova a calmarlo perché Tommaso ha bisogno di uscire. Sapete che ho scelto per lui il tratto, qual era? Era il tratto... non giocoso, oddio non mi ricordo più, insomma super con voglia di fare, sempre voglia di uscire ed effettivamente sempre qua a casa, quindi forse furente perché vuole andare un po' all'aria aperta, vuole gironzolare un po' per il quartiere, quindi dopo lo portiamo a spasso per la città. C'è Emma che sta piangendo ancora? Oh sì, cosa c'è adesso? Cosa c'è? Allora, calma e nutri, nutri allatta. Ma c'è ancora, ancora distrutta la casa? Non ci credo. Tommy l'ha rotta ancora, ripara. Arriva, 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 arriva. Bene, ecco qua. Fatemi sapere, ragazzi, se volete vedere anche una casa, una famiglia, qualcosa di nuovo senza il materiale personalizzato. Se volete vedere la storia di una famiglia, qualche episodio creando appunto una famiglia nuova che vive in una casa nuova, in una casa diversa da questa, senza utilizzare materiale personalizzato, fatemelo sapere. A me sinceramente non piace molto, nel senso che preferisco di gran lunga giocare in un appartamento così, perché lo trovo molto più realistico, con mobili molto più carini, vestiti più belli, insomma tutto più bello con il materiale personalizzato. Però, boh, non so, fatemi sapere se volete vedere, o anche soltanto costruire una casa, arredare una casa soltanto con il materiale, con gli oggetti originali di The Sims. Fatemelo sapere. Già che ci sono quelle richieste, vi chiedo anche se vi può interessare vedere magari come arredo una stanza dal nulla. Magari realizzare una stanza, una camera da letto per una ragazza, per una giovane, per un adolescente, un piccolo appartamentino da ragazza, oppure anche un piccolo studio dove si girano i video, non so, sono cose che mi piace fare, quindi magari se volete vederle fatemi sapere. Nel frattempo Emma sta dormendo, perfetto, anche Tommy sta dormendo, sì, sta riposando anche lui, e Jessica ha bisogno anche lei di dormire? No, perché se no andava a letto anche lei. Stanno tutti bene, Jessica? Perfetto, hai fatto tutti i tuoi doveri di mamma e di donna. È arrivato Mark in aiuto di Jessica finalmente. Voglio farlo interagire un po' con la piccola Emma. Intanto c'è Jessica che si stava specchiando, ok. Poi organizziamo di andare via, quindi Jessica sveglia Tommy. Eccolo qua, sveglia. Mark invece con il telefono viaggia. Allora viaggiamo con Derek, eccolo qua, Derek. Poi Jessica, Tommaso, ah ok, però non si è presentato, non ha avuto modo di presentarsi, non è riuscito a presentarsi con Giorgia, quindi facciamolo fare a Jessica. Visto che Jessica non è riuscita, non si è presentata con Marco, il figlio di Giorgia, voglio far viaggiare Jessica da sola nell'appartamento di Giorgia, presentarsi con Marco. E poi così riusciamo a portare tutti nello stesso posto, compresi i bambini, ad esclusione di Emma perché è ancora una piccola, è una neonata e quindi lei non si può spostare. Quindi Jessica, andiamo qua nell'appartamento di tua sorella, ok? Perfetto, eccoci qua. Marco è già qua pronto, quindi presentazione divertente. Ottimo. Vediamo, perché tra l'altro Marco è fuori da solo, fuori l'appartamento, bussa alla porta, cosa gli sta raccontando? Si stanno presentando, parlano, stanno chiacchierando, entrate in appartamento, bene, vediamo se ci risponde qualcuno, ecco qua Jessica, sì Jessica, oddio non ce la faccio con i nomi, Giorgia, complimentati per l'abito.
chiacchieriamo un attimo anche con Derek, impara a conoscere e poi facciamo un giretto in città. Questo è l'appartamento di Giorgia, ve l'ho fatto vedere anche ancora l'altra volta, sicuramente è molto più spoglio, veramente molto più spoglio rispetto a quello di Jessica, che veramente mi piace ogni volta di più. Quando vado a aggiornarlo, a cambiare qualcosina, ad aggiungere cose, lo preferisco ancora di più. Ok, stanno chiacchierando, quindi direi Jessica viaggia e viaggia con, allora, Derek, Mark, Tommaso, Giorgia. Ma non c'è lo stesso Marco, eccolo qua, Marco. Eccola qua tutta la famiglia al completo, manca soltanto Emma che è andata all'asilo nido. Dove li mandiamo allora? Qua direi di no, il quartiere della moda. Questo è il mercato delle spezie, il quartiere delle arti, parco del centro, quartieri alti, no... No, allora, quasi quasi li mando in piscina, visto che ormai con le temperature ci siamo qua, da me fa caldissimo, quindi mi piace sempre giocare a The Sims seguendo anche le stagioni reali, quindi visto che fa caldo mandiamoli in piscina. Questa o questa che è più grande? Allora, vediamo, proviamo qui, proviamo, viaggia. Eccoci arrivati, eccoci qua. C'è Giorgia che è già in costume, sono tutti in costume, quindi anche Jessica, cambiati d'abito, costume da bagno, mettiamo questo che è diverso da quello di tua sorella. Mark, anche tu, cambiati d'abito. Allora, cambia abito, costume da bagno. Ok, ecco qua. Cambia abito. Ah, non c'è la piscina? No. Quindi facciamo, togliti i vestiti, via, così. Ah, ok, ok, ok. Perfetto. Oddio, ma Mark ha messo su un po' di chili. Guardate la sua pancetta. Sì, Mark devi andare in palestra. Direi proprio di sì. Ok, stanno andando tutti. Marco, ti stanno lasciando qua da solo. Lei invece è... No, non è sua madre. Non è nessuno. Non la conosciamo. E sarà il caso che tu devi venire via da qua. Chiama da te. Sta facendo un pastrocco anche lui comunque. Derek è in piscina. Mark, anche tu fai un... Nuota qui, nuota qui insieme. Ok, è un po' buio qua però. Che ore sono? Ah, ok, sì, è sera, sono 9:15. Eccolo qua Tommy, poverino. È ancora qua. Vediamo se può fare il bagno Tommy. No, non può. E lotta in braccio. Sono tutti in acqua. Vediamo se arriva Tommy. Piano piano. Nessuno che prende in braccio Tommy? No, poverini, loro non possono fare il bagno. Allora chiacchierate tra voi intanto. Parla con il sim estraneo. Ah, ok, è uscito il papà, è uscito Mark. E intanto Tommy combina un pasticcio. Parla con il sim estraneo. Vediamo se riescono a dialogare tra di loro. Sì, stanno iniziando a chiacchierare. Bravi, siete cuginetti e quindi dovete conoscervi. Tommaso ha raggiunto il livello 3 dell'abilità comunicazione. Perfetto. Di stupidaggini. Vediamo, intanto c'è Jessica che si è addormentata perché è stanchissima. Mark invece sta conoscendo meglio. Che bella che è da qua. Sta conoscendo meglio Giorgia. Impara a conoscere. No, ma comunque Mark devi assolutamente fare palestra. Assolutamente, cioè, è ingrassato tantissimo, forse di mangiare hamburger e patatine. Questi sono i risultati. Invece guardate il fisico super scolpito di Derek. Sì, Derek non ti hanno abbandonato, non ti sta considerando nessuno. Tommy saluta Marco che dovete andare perché è tardi. Per quanto riguarda questa piscina, sicuramente ci torneremo di giorno perché sembra veramente molto molto bella e con il sole sarà sicuramente più bello. Intanto Derek sta ancora facendo il bagnetto. Qua abbiamo... No, anche Marco sta dormendo perché è stanchissimo. E invece
i nostri, ma vai a casa. Poi in questi quartieri andrò ad aggiungere nuove case, nuovi bar, cose insomma per divertirsi, visto che è abbastanza vuoto, gli altri quartieri sono abbastanza vuoti. Con questa famiglia, con Jessica e Mark, sto giocando praticamente sempre in questo quartiere in città, e per questo motivo insomma negli altri quartieri c'è poco e niente. Intanto stanno andando tutti a dormire perché sono stanchissimi, quindi mettiamo a letto Tommy, metti a letto e poi dormi anche tu Mark, dormi. Io ragazze direi che questo video può anche terminare qua. Vediamo come sta Emma. È sveglia, però tutto a posto. Ok. Oddio, queste cose negative sono tutte di Tommy. È stanco, ha fame e ha bisogno di andare in bagno. Quindi, allora, usa il pannolino così hai bisogno di... che bisogno? Perfetto. Per quanto riguarda il cibo, facciamo domani. E niente ragazzi, io spero che questo video come sempre vi sia piaciuto, che questo episodio vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere come volete vedere andare avanti la storia. Io vi mando un grossissimo bacio, vi ricordo come sempre di rispondere ai sondaggi che trovate sempre alla fine di ogni episodio, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.